L'altalena. In questo brano le due mani stanno nella seconda posizione, cioè sia la destra che la sinistra sono appoggiate sulle stesse note: Do, Re, Mi, Fa, Sol. È un brano in tre quarti, cioè vuol dire che dobbiamo contare fino a tre per ogni battuta: 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 e così via. Abbiamo molte legature di frase, quelle che ci indicano che dei gruppi di note rappresentano una frase musicale, come questo Sol, Mi, Do, Re, Sol, Mi, Do, Re. Questo vuol dire che io queste quattro note le suonerò molto unite, come se stessi cantando e cantassi una unica frase senza mai respirare, perché respirare vuol dire interrompere il suono. E questa legatura mi dice che invece il suono deve essere tutto unito e continuo. Quindi ci sono legature con frasi più piccole e anche legature invece con frasi più grandi che prendono tutto un rigo, cioè quattro battute. Abbiamo anche delle legature di valore che mi dicono che queste due note, per esempio, devono diventare una sola nota e la durata di questa unica nota è uguale alla somma di tutte e due le note, quindi 3 più 3. Io suonerò la prima nota e terrò sempre abbassato il tasto finché non avrò contato 3 e 3, oppure finché la sinistra non avrà suonato le sue due note. Anche qua in fondo abbiamo un'altra legatura di valore. Una cosa che ci facilita un po' il compito è che il primo e il terzo rigo sono perfettamente uguali. Quindi, anziché quattro righi, è come se ne dovessimo imparare soltanto tre, perché due appunto sono gli stessi. Suono una volta la mano destra, una volta la mano sinistra e poi le due mani insieme.